L'eredità, chi ha vinto stasera? Campione, Montepremi e vincente della ghigliottina di domenica 29 gennaio 2023. Chi è il campione dell'eredità di stasera, domenica 29 gennaio 2023? E qual era la parola vincente della ghigliottina? Le domande. Tutte su questo tono, assillano i telespettatori, quelli che hanno seguito dalle 18.45 la nuova puntata del Quiz Game di Rai 1. Sì, perché cambiano i giorni, il mese di gennaio sta per giungere al capolinea. Ma nulla cambia per i palinsesti anche oggi, ora che il fine settimana è tutto da vivere. La trasmissione, che vede da anni alla conduzione Flavio Insinna, è andata in onda. Tra domande di cultura e curiosità per giocare tutti insieme, anche da casa a colpi di sfide avvincenti. E che allenano la mente, specie nel rush finale dove il montepremi faticosamente accumulato dal campione rischia di dimezzarsi in caso di errore. Ma tutto sta nella bravura del campione. E anche un po' in un colpo di fortuna. Anche questa sera la sfida, a colpi di giochi e domande di cultura generale, ma non solo, si preannuncia chiaramente agguerrita. Ma solo una persona riuscirà ad arrivare fino alla fine. A sedersi di fronte al padrone di casa per la ghigliottina e a sperare di vincere. L'obiettivo è uno, indovinare la parola, quella che lega tutte quelle della ghigliottina. Sperando di non aver commesso troppi errori. L'obiettivo? Chiaramente quello di indovinare la parola e portarsi a casa il montepremi di serata. Prima della ghigliottina, novità di questa edizione dell'eredità sono le stoccate finali, si tratta della penultima sfida. Quella decisiva, che consente al concorrente di giocare per il montepremi. Una sfida a due nella quale soltanto uno dei concorrenti riuscirà a ottenere il pass. A sedersi di fronte a Flavio Insinna e a sperare di vincere, portandosi a casa il premio di puntata. Nell'appuntamento di stasera si sono sfidati Paola e Riccardo. Chi riuscirà a vincere alla ghigliottina? Che è l'ultimo scoglio dell'avvincente gioco? Chi riuscirà a indovinare la parola vincente per portarsi a casa il montepremi finale? Paola si è presentata quindi alla ghigliottina, ultimo step del Game Quiz, con ben 150.000 euro. Riuscirà a mantenere la cifra fino alla fine o dovrà dimezzare e rinunciare al bottino completo? Ma vediamo. Ora, com'era composta la sua ghigliottina? Alla fine il montepremi è di 18.750 euro. Riuscirà la campionessa a portarsi a casa il montepremi? Quale sarà la parola vincente di questa avvincente ghigliottina che collega tutto? Paola ha scelto la parola ballo ed ha dato la sua spiegazione. Sarà la parola giusta? Quella vincente che collega tutto? La parola vincente di questa sera è però pantera. La campionessa non ha vinto, ci riproverà domani.